Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Riprendiamo dopo un bel po' Return to Monkey Island. Era rimasto in secondo piano per così che potessi concentrarmi a terminare la serie su Mario Party 3, ma finalmente ci siamo. Anche qui in realtà non siamo lontanissimi dalla fine, quindi ci terrei a concluderlo. Anche questa serie è durata più del previsto. Dopodiché ci dedicheremo anche ad Alone in the Dark e avremo chiuso questa trilogia di serie natalizie, se così vogliamo dire. Quindi riprendiamo, carichiamo ed eravamo rimasti addirittura all'ultimo episodio, risale all'ultima volta che l'ho giocato, al 16 dicembre del 2022. È passato un bel po', ragazzi, quindi riprendiamo. Ecco, visto che ci siamo, rinfrescami. Kind of, but remind me a little. Okay, so the secret of Monkey Island was in a safe at the voodoo shop, and I was looking for the 5 golden keys that would open it. I already had 3, so there were just 2 keys left to go. I wasn't sure where LeChuck or Captain Madison were, but I was sure they were up to something. I had, incidentally, become Queen of Bermuda. There was a lot to think about, but I was keeping my to-do list up to date, and the main thing was finding those golden keys. Ok, perfetto, quindi abbiamo già trovato 3 chiavi dorate, cosa che non ricordavo a che punto eravamo rimasti, e ora ci mancano 2 chiavi. Siamo diventati regine di Bermuda. Ora io andrei a dare un'occhiatina più che altro alla mappa, perché mi sembra che c'è un'isola che ancora non abbiamo esplorato nonostante tutto. Quindi torniamo sulla nave e vediamo che cosa ci aspetta. Qui oltretutto non abbiamo ancora esplorato. Naviga verso Terror Island e andiamo a vedere. Oh mamma mia, che brutto posto. Ricordiamoci che con Tab possiamo esaminare, ecco, cioè, o meglio, possiamo visualizzare tutti gli esaminabili. Attenzione alle spine. This place doesn't like visitors. Sì, direi. Leggi il cartello. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. Vero. Evita le terribili spine e tocca le spine. Tocchiamole. Yeah, I'd better not get any closer. Aspetta. Ah, Papa Pichu! That hurts! I hope they're not poisonous. Papa Pichu, ragazzi, da Monkey Island 3. Quindi, proseguiamo. Osserva la particolare conformazione geologica. So I can remember it in my nightmares. Vero? Scruta i pilastri naturali prensili. Did that just move? I thought I saw it move. Brutta cosa, ok, affronta l'oscura e tortuosa foresta. Ma possiamo andare soltanto qui? Eh sì. Questa è una zona completamente nuova, non ci sono stato neanche per sbaglio finora. Noi siamo qui. Vedi i posti, verso un luogo sfortunato, verso la spiaggia rocciosa, verso il bosco bizzarro, verso la radura, verso la viscida, verso il sentiero. Oh mio Dio. Senti che musicaccia. Andiamo a vedere il luogo sfortunato. Questo deve essere l'ultimo sopravvissuto, e qui c'è una chiave argentata, una vecchia pietra e dei rovi. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Che è meglio. I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just keep telling myself that. Esatto. Una chiave argentata. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. Assolutamente sì, prendiamola. Non ne ho mai abbastanza di chiavi. Continuiamo ad esplorare. Da qui ci veniamo. Il bosco bizzarro. Albero pendente. For a dead tree, it's a little too lively. Vero? È un vicolo cieco. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. Ma non posso andarci? Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. Ok, a che serve quindi questo posto? For a dead tree, it's a little too lively. Magari si sbloccherà qualcosa dopo. Per adesso andiamocene. Qui, verso la radura misteriosa, verso la viscida grotta, verso il sentiero tortuoso. Vediamo. Mamma mia, tutti morti qua. Quanti esplorabili? Un macabro scheletro. Looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar?
Vi? Questo pentolone sembra un cattivo presagio. Not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Ok, non possiamo. Ah, aspetta, aspetta, qui ci sono delle cose da vedere. C'era qualcosa qui dietro, aspetta. Un'altra anima sventurata. Ah, questo. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah. This place gives me the creeps. Una lampada abbandonata. It's an old oil lamp with a little lamp fuel inside. Ottimo. Suona come un oggetto che mi potrà fare molto molto comodo. Sempre meglio in questi giochi avere lampade, torce, accendini, fiammiferi, enorme formica killer. It's looking at me funny and I don't trust it. Esatto, non posso fare altro, vero? Penso che per ora qui abbiamo esplorato, quindi ci manca verso la viscida grotta, verso il sentiero tortuoso. Il resto lo abbiamo visto. Teniamoci la grotta per ultima. Andiamo a vedere il sentiero tortuoso. Non ci sono esaminabili. Non vedo dove sto andando, ragazzi. Ammetto che sto cliccando un po' a caso. È vivo. Whatever it is, I don't think it wants me around. Brutta cosa. Sembra un po' gocciolante. No such thing as a man-eating mushroom, right? Non lo so. Continuiamo a cliccare alla destra dello schermo e vediamo se troviamo qualcosa. Altre lugubri peculiarità locali. It's hard to tell the flora from the fauna. Davvero? Ho sentito qualcosa? Ammetto che mi ha fatto gelare il sangue, ragazzi. Vengono delle urla da questa grotta. Leggi lo strano cartello. It says XYZZY. It's so old, it's about ready to fall off. Porco cane, prendiamolo. È una formula, forse? O no, un'altra serra? I've had it with locks. Aspetta, ho trovato la chiave. Chiave. Leggi il cartello. XYZZY. Se fosse stato XYZ probabilmente avremmo contattato City Hunter. Ma questa suona tanto come... Mannaggia la miseria, ste urla. Suona tanto come una formula. La chiave argentata, vediamo un po'. E vai. Ok, mi sto abituando alle urla. Se prima mi hanno fatto... Mio Dio. I'm not walking any farther. It's way too dark. Vedi che significa ad andare in giro? Noi abbiamo la lampada, giusto? No. It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Ah, i fiammiferi. Okay, it's lit. Dai! Neanche devo equipaggiarla. Ok, entriamo e vediamo. Scorpioncini. Non c'era altro qui da vedere, giusto? No, soltanto l'uscita e allora proseguiamo. Ho capito, ma a un certo punto t'accolli, Chiunque tu sia. Leggi il cartello. It says, warning, you are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. Ah, labirinti. Ok, X. Non capisco se X è indicato, forse XY. Porca vacca! Forse dice tipo negazione, divieto? Non lo so, proviamo ad andare di qua. Se fosse stato come questo... XYZZY. Ecco. Wow, ma che... neat! It's magic! Ah, ok. In pratica, se mi perdo, questo serve per uscire. Quindi, ok, questi segnali non sono quelle X che vedevo, non fanno parte del cartello, perché se ci fossero state anche Y, Z, allora probabilmente avrei seguito l'ordine. Per il momento, vediamo se vado dove non ci sono i segnali, perché l'unica differenza che vedo tra una porta e l'altra è che queste, ad esempio, non hanno un segnale. In genere in questi giochi devi seguire la porta che ha una differenza. E
queste sono tutte uguali, tranne per il fatto che queste non hanno simboli. Poi può darsi anche che stia sbagliando, eh. Io continuo a seguire quella senza simboli, poi vediamo, se vedo che non arrivo da nessuna parte, proverò qualcos'altro. Ok, credo di essere arrivato da qualche parte. It says warning. It's a long way. È una lunga caduta. Aia. Herman Toothrot. Lucky thing you landed on my bed. Herman Toothrot? I think so. It's been a while. Fantastico, come stai? Meh. Sei da molto tempo in questa caverna? Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! Poveraccio. Ok. Sto cercando una chiave dorata. Come si fa a uscire da questo posto? Non mi serve perché so che basta pronunciare la formula. Ecco, ma non ti spaventano tutte queste strane urla che risuonano nelle caverne? Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ma porca miseria. Cioè, era lui che urlava, maledizione. Ok, proviamo. You're right. Yeah, that feels good. Vero? Dunque, sto cercando una chiave dorata. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm aware of. Ok, proviamo. How does a person get out of this place? Typically, you don't. Posso fare qualcosa per te? Can I get you anything? Out would be nice. Vero? Oh santo cielo, eccola! Mia! It's a golden key. Sì, prendila. No touching! Quella è una chiave dorata. Stavi cercando le chiavi anche tu? That's a golden key. Maybe it's mine. Stavi cercando le chiavi anche tu? Hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Facciamo un accordo per la chiave. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. Vero? So, get me out of here and then I'll let you have the key. Come faccio a sapere se posso fidarmi di te? How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Beh, in effetti, se mi lasci prendere la chiave, ti tirerò fuori dalla caverna. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. Ho bisogno della chiave per una causa importante. Deve essere chiave prima, fuga poi. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Ho bisogno della chiave per una causa importante. Having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Ok, questa non ci porta da nessuna parte. Dammi la chiave e basta. Just give me the key already. Now! E come ne esco? Give me the key! Ma cos'è il Signore degli Anelli? Oops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. Teoricamente leggendo il cartello luminoso. Però aspetta, si è aggiornata la lista degli obiettivi. It's too dark to see anything. Ah, giusto, sì, scusa. Vabbè, quindi se io uso il cartello posso usarlo. Dov'è Guybrush? No, non è il cartello che devo usare.
Posso riaccendere? Accendi un fiammifero. Oh, no. Mannaggia. Reginald unfurled the perfumed missive and slid his eyes along it. Oh, my lovely privateer, lend me your most private ear. And so it continued saucily. Riposati un po' sul letto. Quindi ci sono degli esaminabili. Vediamo, eh. Parla con Herman. So, Herman. Qualche idea? Any ideas? I was hoping you'd have one. Fatemi fare... My sweetest lily pad, Mannaggia. Reginald Hart, won't you come on down Riposati. To my brigantine? Throwing her hand... 3 ore dopo? Ma non è cambiato nulla. So, Herman. Any ideas? Sing along. No, devo inventarmi qualcosa. Sicuramente mi serve questo, ma... Come faccio? Dovrei usarlo con qualcosa. Forse con i fiammiferi. No. Forse la lampada è da qualche parte. Non lo so. XYZZY. Bastava che lo leggessi. Accidenti a me. Ci ho perso un po' di tempo. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Ma lo abbiamo abbandonato un'altra volta. La chiave! Era questa. 1, 2, 3. Sì! Abbiamo 4 chiavi dorate, ragazzi. Posso entrare? Oh, nel frattempo... Did I ask you to give the prisoner a drink of water? No, Captain. You did not. I was acting on my own initiative. When I want initiative, I'll ask for it. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret... is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This will be the last time I bring it up. Yes. It will be. No, porella. Ma povero anche Wally. Avventurati nell'oscurità più totale in un possibile abisso senza fondo. Posso tornare? It's way too dark. E non abbiamo neanche più la lampada, quindi scusa Herman, ma temo di dovermene andare. Bene, abbiamo un'altra chiave e ok. Dove cavolo la vado a cercare? L'ultima? Dovrò gironzolare un pochino. Intanto Wally, come al solito, è stato catturato e appeso. Tanto per cambiare. Poveraccio. Torniamo alla spaventosa foresta. Ok. Io sto qui. La viscida grotta. Oh mamma. Zona umida con funghi. In all the worst places, there are mushrooms. Sempre. Disgustosa sporgenza ammuffita. It's like a slow crashing wave of spores. Beh. Ho capito, ma qui non c'è nient'altro? Torna nella tenebrosa foresta. Non c'è nulla da prendere qui, nulla da fare. Non lo so, ragazzi. Forse per ora possiamo anche tornare indietro? Abbiamo un'altra chiave. Dov'è l'ultima chiave? Zona di pesca segreta. Abbiamo esplorato, penso, tutto.